Questa credo che sia la mia prima volta in cui giro letteralmente in una barca, scandendo i vari momenti emotivi dei personaggi, ponendo gli attori un po' in tutti i luoghi possibili. Loro si muovono nella barca, fanno delle cose e la barca si racconta attraverso i loro occhi. Sei qua? Prendi la foto? Entrare nel Magellano è foriero di un'emozione. Entri in una barca bellissima, lussuosissima, che ha un qualcosa di antico e si porta ancestralmente con sé quel fascino che l'uomo porta nel suo DNA da millenni, da quando ha cercato di affrontare il mare, di contrastarlo, di navigarlo, di percorrerlo, di usarlo, di esplorarlo. E io ho inseguito l'istinto e ho inquadrato la barca lì dove la sua bellezza, eleganza, la sua classicità anche mi parlava e parlava alla macchina da presa. Per cui è chiaro che è una grandissima opera d'arte una barca come questa, e l'arte ci impatta a un livello anche di subconscio, per cui veniamo trascinati dal bello senza un ragionamento preciso. Qualcosa ci parla in un modo molto chiaro e anche senza tempo. L'arte ha dei canoni di bellezza che l'occhio umano percepisce sempre uguali. Le cose belle nel 600 o nel 300 erano belle per loro e lo sarebbero e lo sono ancora oggi per noi. Il gusto verso le linee e il gusto verso il disegno e quindi il design è rimasto per l'occhio umano in qualche modo sempre legato a dei canoni non scritti che quando si congiungono possono dare vita a quella che noi chiamiamo arte, che è in fondo bellezza, è un incontro emotivo della nostra anima con qualcosa che ci incanta, ci ispira e ci lascia ammirati.